e grazie della vostra presenza. Cristian. Allora, stiamo inaugurando il centro giochi comunale, una struttura che per molti del nostro territorio, nasce così, diciamo all'improvviso. Questo centro giochi comunale ha una storia tutta sua che parte dalla passata amministrazione, ma l'amministrazione di 3 anni fa, di Giovanni D'Amico. In sintesi, qui era stato fatto un asilo nido. L'asilo nido prevedeva un numero di iscrizioni per poter essere aperto. Il numero di iscrizioni non era stato raggiunto. Su 8 iscrizioni che servivano erano state raggiunte solo 3 iscrizioni. A quel punto non si poteva aprire, e la regione ci aveva richiesto i soldi che erano serviti per finanziare questa struttura, al che ci siamo adoperati come amministrazione affinché dovevamo ridare indietro questi soldi, che era anche una cifra importante, si parlava di 70.000 euro. Siamo stati in regione con la dirigente della regione, abbiamo trovato il modo di poter aprire questa struttura non più come asilo nido ma come, diciamo così, ludoteca, centro sempre per i bambini. Abbiamo fatto un progetto per aprire questa struttura che stiamo inaugurando oggi, la regione ce l'ha accettato, non ci ha richiesto più soldi, e oggi facciamo l'inaugurazione di un posto bellissimo per i bambini che sono il futuro del nostro territorio. Qui dobbiamo ringraziare Antonella Buffone ancora una volta, anche stamattina l'ho nominata alla borsa di studio, in qualità di presidente della cooperativa di Morino Solidale, che si è messa a disposizione con questo progetto e ha lavorato per la riuscita di questo bellissimo edificio, perché c'è una stanza dove i bambini giocano, c'è anche una stanza dove i bambini fanno i lavoretti, quindi di laboratorio. Brava Antonella, ti voglio ringraziare ancora una volta, perché è veramente, guardate, non solo per questo, ma è una ragazza che ogni volta che chiamiamo per qualsiasi esigenza che l'amministrazione ha, si mette a disposizione, ma la stessa Roberta, tutti gli amministratori. Quindi è una struttura che starà aperta il lunedì, il mercoledì e il venerdì inizialmente, dopodiché in base, diciamo così, a quello che si riscontra sul territorio, le esigenze dei bambini o delle famiglie stesse, si può anche cambiare, insomma, i giorni in cui può essere aperta. A questo punto vorrei fare un omaggio, se lo trovi il compare, piglia ma sta mazza dei fiori, voglio fare un omaggio a Antonella come riconoscimento che... ripeto, brava Antonella, non servono altre parole. Grazie. I signori del coro sono di Cupello, paese nel Pescarese, nel Chietino, scusate, Chietino, che è la provincia più grande poi tra l'altro dell'Abruzzo. Quindi qui in rappresentanza del comune c'è l'assessore, che non so il nome, Antonella, e la signora, la presidente del coro. E li vogliamo ringraziare perché ci stanno allietando una bellissima giornata. Tutto nasce da un gancio, diciamo così, che ha il consigliere Mastrotti Raul con un componente del coro, hanno parlato e siamo riusciti a trovare questa giornata affinché loro venissero nel nostro territorio con queste canzoni originali del passato che ci riportano indietro folcloricamente nei tempi passati e nei tempi che attualmente sono. Quindi è una musica che è orecchiabile, ben accetta da tutti i territori, diciamo così. Il sindaco di Cupello, qui passo la parola alla... Sì, buonasera a tutti, io sono qui oltre che in veste folcloristica anche in veste istituzionale e porto i saluti del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale di Cupello. Ringrazio gli organizzatori di questa bellissima manifestazione, siamo partiti dalla costa e siamo giunti in montagna in un posto bellissimo, tra l'altro a me sconosciuto, e niente, che dire, grazie a tutti e speriamo che sia l'inizio di un lungo percorso insieme, di un gemellaggio o di qualcos'altro. Grazie a tutti. Grazie a voi, grazie a voi. Chi regge? E una targa omaggio per l'amministrazione comunale, la può prendere lei perché è un po' pesante, grazie. E anche per l'associazione La Riserva, da parte dell'amministrazione comunale di Cupello e del coro folcloristico La Giovane Corale Cupellese. Buonasera a tutti, abbiamo accolto con piacere il vostro invito e abbiamo condiviso questa bellissima giornata insieme. Come diceva anche l'assessore dell'amministrazione comunale di Cupello, ci auguriamo di poter proseguire e fare un percorso insieme. Grazie a tutti. Al comune di Morino, in occasione della 19ª sagra della Castagna Roscetta, in segno di riconoscenza per la squisita ospitalità.
Certamente avrà un seguito questa nostra collaborazione tra il vostro comune e il nostro, per quello che potrà essere un discorso turistico e anche, diciamo così, di rappresentanza popolare e di conoscenza dei luoghi, sia da delle vostre parti e delle parti nostre. Quindi grazie di cuore. Adesso noi avevamo un omaggio, all'interno c'è anche un libro delle erbe che è di un nostro compaesano, un frate che ha fatto una raccolta a 360 gradi di quello che è stato tutto il suo percorso, e ci sono degli altri materiali che sono pubblicità, di pubblicità dei nostri bellissimi luoghi, quindi Cascata, Madonna del Caude e altre cose. Prego. Grazie. Questo con vale, va. Va bene, grazie. Adesso faremo il taglio del nastro, dopodiché la struttura è visitabile da parte di tutti. Volesse far venire Penona sole, lo tempo è belle riva con tendenze, quando pazziava ma vola vole, e ti copri di pace di carezze. E vola, 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 e vola lupa bone, si ti luco le pone, mo fammi c'al prova. E vola, 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 e vola lupa bone, si ti luco le pone, mo fammi c'al prova. Na volta per spignalo fazzolette, sono state condannate di nociate. Tutti si fatti rosce e mi si dette, d'inginocchiarmi prima ed abbracciate. E vola, 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 vola l'ugalle, mo si me guarda in pace, me pare de sugna. E vola, 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 vola l'ugalle nacce, mo si me guarda in pace, me pare de sugna. Come di fiore nasce a primavera, l'amore nasce dalla cipiranze. Mari si mi vo pena come ieri, nelle vasto sonne sta speranze. E vola, 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 e vola non cardille, non bacia pizzichille, nemmeno bonega. E vola, 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 e vola non cardille, bacia pizzichille, né me ne connega. Carissimi utenti, siamo con il sindaco D'Amico di Morino, qui nelle immagini. Alle sue spalle la ludoteca, praticamente il centro giochi comunale, è stato in realtà identificato come denominazione La Farfalla. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Questo è un centro comunale che racchiude, diciamo così, i bambini nelle ore pomeridiane di fuori scuola, quindi vengono a fare i compiti, i lauretti che si fanno da solito con i bambini. Non nasce come centro giochi comunale, ma nasce come asilo nido, riconvertito in centro giochi comunale, perché l'iscrizione dell'asilo nido, essendo un piccolo centro, non raggiungevano l'apertura per far sì che ci fosse l'apertura dell'asilo nido stesso. Quindi oggi, in questa manifestazione della Castagna Roscetta, rientra l'inaugurazione di questa sede per i bambini. Ecco, davvero c'è già il pubblico, vedete, che in questo momento sta cercando di capire se ci sarà il taglio del nastro. Ci sarà sicuramente, quindi attende l'inaugurazione. Quindi davvero lei ha avuto riscontro da parte della comunità di Morino?
Sì, anche perché come amministrazione ci siamo prefissi sempre l'obiettivo di avere un'attenzione particolare sui bambini e sugli anziani, che sono poi bambini il futuro e gli anziani quello che erano le nostre origini del paese. Quindi un paese che si rispetti, un paese che sia civile, le grandi attenzioni le deve avere su questi due obiettivi, che sono importantissimi per un, diciamo così, un paesino come il nostro. Quindi bene, la popolazione risponde bene e andiamo avanti così tutti insieme. Carissimi utenti, siamo qui presso la ludoteca di Mourinho in provincia di L'Aquila, siamo con il presidente della cooperativa che gestisce i servizi per la ludoteca, dottoressa Buffone. Ecco, dottoressa, buongiorno, davvero un successo dell'evento, in quanto oggi in contemporanea all'evento della Castagna si inaugura la ludoteca, c'è già il pubblico fuori che attende giustamente l'apertura, giustamente era un servizio che Mourinho necessitava. Ecco, qual è la sua opinione? Prego. Allora, dico intanto che la società cooperativa solidale Mourinho Solidale fino a ieri si era occupato soltanto degli anziani, da domani finalmente, oltre agli anziani, visto che gestiamo sul campo sociale, prendiamo anche i bambini in considerazione al comune di Mourinho. E questo è lo scopo, insomma, maggiormente di dare opportunità pure ai genitori che lavorano e non sanno dove portare i bambini oppure pagare una babysitter a alti costi. Il comune ha pensato a questo, far fronte a questo servizio per i cittadini di Mourinho intanto. Bene, giustamente anche per essere un servizio complementare, a volte le famiglie si affidano a delle babysitter, in pratica in questo caso la cooperativa fa l'utile e il dilettevole. Ecco, la cooperativa in realtà alla fine gestisce i servizi 24 ore su 24? Allora, la ludoteca al momento è in via sperimentale, apre 3 volte a settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 2:30, dalle 14:30 alle 19. Quello che svolge, allora, abbraccia i bambini dai 3 ai 10 anni e ha nella struttura 2 aule, una dedicata ai bambini dai 3 ai 5, l'altra quella dai 6 ai 10, perché ovviamente per una questione organizzativa e anche per i bambini stessi, quelli di 3 ai 10 anni non possono stare insieme, devono fare attività diverse, hanno esigenze diverse. Ecco, giustamente c'è già stato un numero di iscritti notevole, a quanto è in monte in pratica? A un 50% tra la scuola elementare e la scuola materna del comune di Mourinho. Benissimo, grosso successo quindi per la cooperativa che gestisce la ludoteca, nonché anche per la ludoteca di Mourinho. Grazie dell'attenzione e salutiamo praticamente la dottoressa Buffone. Grazie dell'attenzione.